Ciao a tutti, finalmente ritorno con un video di cosa mangio in un giorno, ma non in un giorno qualsiasi, perché ho deciso di festeggiare il mio compleanno anche assieme a voi, documentando ogni singolo momento mangereccio della mia giornata. Una settimana prima del mio compleanno ho preparato i frati fritti, infatti quello che vedete ora è l'impasto bello incordato lasciato lievitare per 12 ore. Ho raddoppiato le dosi della mia amatissima ricetta ormai super collaudata e rifatta tantissime volte anche da voi, che vi proposi 2 anni fa e che vi lascio qui su nella i delle schede informative. Guardate quanti ne sono venuti fuori, ma queste sono delle ciambelle magiche, guardate che spettacolo e che profumino, non sembrano neanche fritte, talmente sono leggere. Ovviamente non ho resistito e ne ho addentato subito una, anche se comunque le dovevo congelare. Per cui, dopo questa premessa, arriviamo alla mattina del mio compleanno, il 24 febbraio. Ho tolto dal freezer 2 frati fritti, li ho riscaldati 30 secondi al microonde alla massima potenza e li ho gustati assieme a un buonissimo cappuccino. Ma non hanno perso nulla, vi giuro, sono tornati come appena fatti, sofficiosi e fragranti. E ora vi lascio, ovviamente, immancabile, alla prova assaggio. È il mio compleanno! Tanti auguri a te, tanti La auguri bellezza. a te, tanti auguri, mami, tanti auguri a me! Di questa cosa fantastica. Ah, non si può festeggiare in maniera migliore con un fratifritto preparato da me! Wow, cioè non ci sta più nello schermo? Ma mia forma di fratifritto è troppo buono! Che bello! Felicissima! E ho preferito lasciare l'audio originale per farvi sentire anche come facevano fluff fluff. Mamma mia, io impazzisco di fronte ai frati fritti, sono irresistibili per me, non riesco a fermarmi. La sofficiosità. Ovviamente non mangerò nulla in mezzo alla mattina perché alle 13 andrò al ristorante con il mio fidanzato. E pancia mia, fatti capanna, anzi capannone! Parto subito con un bel calice di vino vermentino per brindare alla vostra salute, alla mia e alla vostra cin cin. Ma non notate qualcosa di diverso? Occhiali nuovi per il mio compleanno, vi piacciono? Questo è uno dei miei ristoranti preferiti, si chiama Basilio. E si trova in centro Cagliari. Il personale è sempre gentilissimo e attento al cliente. E quando vai via, pensate un po', ti aiutano pure a indossare il giubbotto o il soprabito. Per non parlare della qualità eccellente dei piatti, sempre freschissimi e preparati con cura, oltre ad avere dei prezzi veramente contenuti e quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo. Abbiamo ordinato degli spaghetti con arselle e botarga, i migliori che io abbia mai mangiato. E dei tagliolini al nero di seppia con crema di basilico e gamberi. Ma la scelta è stata ardua tra tutte le prelibatezze che offriva il menù. Divini veramente, un'esplosione di sapori fantastica. E guardate che belli i piatti neri come fanno risaltare le pietanze, che eleganti. Mentre per secondo abbiamo scelto di ordinare i calamari ripieni con crema di patate e rosmarino. Anche questo piatto formidabile, il gusto fresco del mare. Come dolce, ovviamente, abbiamo gustato la tortina preparata da me. Chiamala tortina, direi tortona, l'ho fatta enorme.
Non ci sta più nello schermo. Per questo dolce ho preso spunto dalla mia amica Carla, le ricette di Terrore Splendore, un bacione carissima, che mi ha dato l'ispirazione. E si tratta della mille foglie con crema diplomatica, pan di stelle e tanta panna montata, con fragoline e cioccolato sopra, ma una goduria pazzesca. Ho registrato la videoricetta, che vedrete presto, nei prossimi giorni. L'anno scorso, se ben ricordate, preparai la cream tart o number cake e anche quest'anno non è stato da meno, perché mi sono voluta coccolare con una super torta di alta pasticceria, veramente una delle migliori che mi sia mai preparata per il compleanno. Che gioia per gli occhi e che paradiso per le papille gustative. E ora audio originale e canzoncina. Tanti auguri a te, tanti auguri a Marta, tanti auguri a te. Desiderio! Sofia, 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 tanti auguri a te. Ok. Mio. Cucini. È rimasta croccante, bella. Certo, c'è la sfoglia. Sì. E anche il biscotto. Che biscotto, wow. Bellissima. Ci vuole il pezzo. Oh, devo fare la fotina bellina. Oh, la fragolina è andata via. Fare la fotina bellina. Oh, c'è la fragolina in mezzo. meravigliosa. Aspetta, questa è bellina. E la mettiamo qua, ci sta bene qua, no? Che bellina. Basta solo un taglio, amore, sì. Di torta. Sì, un taglio solo. Basta un pezzettino. Cioè, no, vabbè, è spettacolare. Oddio, che bella. Un mese di dieta, si è mangiato tutto quello. Io piccola. Vabbè, adesso l'ho fatto per far vedere, capito? Va bene, basta, adesso no, stoppa. Vabbè, sono troppo contenta. Dai, blocca lì. Sì, aspetta che faccio la foto bellina così, con questo piattino così bellina. Aspetta, attaccati, biscotto, vai, attaccato. L'interno che cos'è? Cioè, questa è la preferita tua, vero Sandro? Il tipo di torta. Sì, la mille foglie. È una cosa buona. Che bella! Ora Sandro ti dirà se è perfetta, perché lui l'ha mangiata tante volte. C'è. Purtroppo quest'anno non ho potuto fare l'inversione dei numeri. Ebbene sì, da 32 a 23. Eh sì, l'anno scorso l'ho potuto fare. Ma con il 33 mi sa di no, non si può fare. No, vabbè. È una cosa... Spero vi abbia fatto piacere sentire l'audio originale, così secondo me è stato più spontaneo e anche per farvi sentire la mia gioia, ero davvero in un brodo di giuggiole. Ecco ciò che ne rimane della super torta da, credo, più di 3 kg. Era enorme, l'abbiamo fatta fuori quasi tutta, ma troppo buona, e che ridere, è rimasto solo auguri Harta. Anche auguri l'ho detto con l'H davanti. Ho cambiato nome, ebbene sì, da oggi mi dovrete chiamare così, Harta. E ora in pizzeria con amici alla Caravella, sempre in centro Cagliari, anche se nessuno comunque ha preso la pizza. Una bella bistecchina con patatine e verdura, 3 belle porzioni abbondanti di linguine ai funghi porcini e una tagliata di manzo con rucola e grana. Mentre per me una bella focaccia con olio extravergine d'oliva, sale e zucchine grigliate. Ho preferito prenderla così leggera, non ce l'avrei fatta a mangiare la pizza classica, perché ero ancora strapiena dal pranzo e dalla torta. Anche in questo locale si mangia da Dio e i prezzi sono ottimi. Ed eccomi in relax nel divanetto, ripensando alla meravigliosa giornata trascorsa con tanta gioia, tanto amore, in compagnia dei miei cari e di Polloncino. Ma questi sono i regali migliori e ovviamente non può mancare una bella tisana digestiva. Un compleanno davvero indimenticabile. Ringrazio anche tutti voi con tutto il cuore per i numerosi commenti e messaggi di auguri che mi avete mandato su tutti i social. Davvero mi avete riempito di amore.
Che bello il vostro affetto. Grazie, grazie, grazie. Vi abbraccio forte e spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Un bacione e un abbraccio a tutti voi. Ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!